fine è quello che faccio ora, magari con altri contenitori, altro ruolo, però alla fine il risultato è lo stesso. Stare in mezzo alla società fa qualcosa per stare bene insieme. E tutto questo si racchiude in questo. Sembra di migliorare la vita a chi mi sta intorno. Si passa la vita attraverso mille difficoltà e, come dicono poeti, letterati, almeno quelli che seguo io, devi cercare di essere l'arcobaleno nelle nuvole del prossimo. Io volevo fare l'architetto con queste belle case, bei quartieri, bei percorsi e lo faccio ora dipingendo il mio quartiere, coinvolgendo le persone nel quartiere, conoscendole, scoprendo il loro linguaggio e comunicando, secondo me, in modo efficace con loro, e quello che mi ripaga tantissimo è il ringraziamento di queste persone. Io sottolineo che non vengo pagata per fare queste cose e non ci metto la firma, una cosa un po' strana al mondo d'oggi. Dico, sono pagato ben oltre le mie aspettative dai rapporti sociali che ho iniziato, instaurato e continuo a coltivare. Da morire, cioè, quello, il mio progetto va avanti da 3-5 anni, è andato ben oltre le mie aspettative. Cioè, io volevo scappare da qua, però ho lavorato su me stesso e i risultati vanno ben oltre, dicevo, le mie aspettative. Ho cambiato il quartiere, la gente è contenta, ripeto ancora, ben oltre le mie aspettative. Ho cambiato fisicamente e psicologicamente il quartiere. C'è ben altro da fare, però aver imperniato il quartiere su due percorsi artistici pieni di storie e di colori ha dato qualcosa agli abitanti. C'è da fare ben oltre sull'accessibilità del quartiere, sulle barriere fisiche e sensoriali del quartiere, e questa è la mia battaglia accesa che porto avanti senza cedere. Che sono andato a studiare, a scavare nella storia, a conoscerla per piacere mio personale, per arricchimento, e cerco di diffonderla nel quartiere e nella città. Mi sono trovato ad amare ancora di più le persone anziane, le persone che sono le radici di questo quartiere, però trovo una certa difficoltà a capire chi è più giovane. La mancanza assoluta di senso civico, di senso d'appartenenza, che non può essere una fede o meno, cioè si sta in un quartiere, si fa parte di esso e ci si aiuta a vicenda. Chi lo sa? Io vedo una città che fisicamente ha delle potenzialità enormi, ma anche umanamente. Quartiere di Borgo Cappuccini è un quartiere che ha i suoi limiti dimensionali, storici, ma anche potenzialità enormi, perché da sempre un aspetto, sempre un sentore della vita del passato in cui i rapporti umani erano al centro della vita quotidiana. No, prima si diceva come stai, ora si dice cosa fai, che è molto lontano dall'umanità, la competitività, la paura del prossimo. E quello che va fatto è far tornare, cioè prendere il buono del passato per andare bene nel futuro, era più o meno quello che diceva il presidente Ciampi. La cultura non si ferma perché è più o meno come una pianta sempre verde. A queste parole viene subito da associare un'immagine, è il mio lavoro, mi viene in mente quando si taglia un albero e si legge il suo percorso nel tempo guardando gli anelli, no? Non sempre uguale. C'è l'anno in cui c'è stata la siccità, un'eruzione, in cui è cambiato il clima, è piovuto di più e si vede la differenza degli anelli, però gli anelli che si evolvono da più piccoli a sempre più grandi. L'albero non è solo, sono tanti alberi, no? E a noi sta il dovere di piantare quelli che sono caduti, di dare più acqua alla cultura. Se posso parlare un attimino per quello che faccio, io ho cercato di dare acqua alla cultura in questo quartiere.